era l'abitudine di raccontare tutto. E tutti a sorpresa sentirono luce. Ieri è mancato Don Lorenzo Milani, che fu, ecco perché l'aspetto che io porto è questo. Poi ho domandato negli archivi, ma questo mio discorso l'avete tenuto? Non l'ho più ritrovato. E allora quando ho sognato sempre di venire alla Don Milani, allora nel libro ci sono raccontate tante storie. Se volete fare delle ricerche, se volete venire, poi non so, andrete nelle scuole medie superiori l'anno prossimo. Se però, il regalo che vi chiedo, se ognuno di voi lascia i professori poi alla fine dell'anno, la scuola dove si iscrive, io verrò a trovarvi per continuare questo rapporto umano che abbiamo cominciato. E allora si onorano i partigiani. È capitata a Genova una cosa strana, e si sono onorati anche i caduti repubblichini della Repubblica di Salò, perché è vero che bisogna avere pietà e bisogna sapere anche perdonare, però nel giudizio morale una cosa è il morto che è carnefice ed è il morto che è la vittima. Questa divisione non deve essere mai dimenticata, perché vi ho raccontato, no? Io, il mio compagno delle partite di pallone, Giuseppe Spataro, è stato ucciso il 15 gennaio del 1945, in quella giornata terribile, perché una cosa è morire in combattimento, e allora non sai neanche se spari, se colpisci, però altra cosa è l'assassino, è la morte premeditata. Quella notte, nelle carceri di Genova, di Sestri e di San Piero d'Arena, vengono prelevati 12 ragazzi. E la beffa è questa, che gli si dice: siete liberi, vi portiamo a casa. Addirittura, in un periodo di fame come c'era allora, gli danno anche la colazione, e il simbolo, e non si è mai capito perché, è il panino e la mela. 12 ragazzi a Marassi, a San Fruttuoso, a San Piero d'Arena, a Borgioli, a Sestri, contenti, finalmente liberati, vanno a casa. Poi capita, il primo studente abitava in Corso Sardegna, saluta tutti, dice: sono il primo liberato, scende e il milite fascista che l'accompagna, un colpo di pistola alla nuca. Ve li immaginate, gli altri che pensavano di andare a casa, cioè il momento terribile del passaggio dalla felicità di ritornare dalla moglie, dalla mamma, dal papà, e poi vederlo steso nel sangue per terra. E così è capitata a Piscuola, a Firpo, ad Azzeni, a Meloni, a Spataro. Allora, la ferocia non può far dimenticare che ci sono stati i carnefici. Io, l'altro compagno mio di giochi, di quelle partite che non finivano mai, finivano 17 a 16, poi ci ripiegavamo, non c'era l'arbitro, ci ripiegavamo sempre sui calci di rigore. Walter Ulanowski, fucilato in Turchino, e c'era un numero che i tedeschi avevano preso a simbolo,
1 a 10. Cosa dice? Se muore un tedesco, ne ammazziamo 10. È successo a Vinca, a Sant'Anna, da tutte, cioè tutta la storia di questa guerra è la storia di rappresaglie, è la storia feroce. E non possiamo allora dimenticare, non si può onorare uno che è stato carnefice. E Walter è Ulanowski. Ecco, un altro rigo non è il mio, ma io vi raccomando le ultime lettere dei condannati a morte. Non so se allora andate a leggere Walter Ulanowski, perché è un mio amico, Walter Ulanowski, che scrive le ultime lettere al papà, alla mamma, e poi ragazzino di 20 anni aveva l'amorosa, aveva la fidanzata. Gina si chiamava. Ma ecco, le cose poetiche, pensare a questi ragazzi che muoiono per la libertà, ma hanno dei sentimenti così profondi. Al momento di morire ringrazia Gina perché gli ha dato nel suo idillio la dolcezza infinita che lui si porterà per sempre. E la storia della resistenza di questi cimiteri è anche la storia di grandi valori umani che possono essere la libertà, ma possono essere anche l'amore per la propria ragazza. E io penso che l'educazione, quello che è imparato a scuola, la matematica, il computer, però serve molto imparare il rapporto umano, volersi bene, volersi rispettare e volere instaurare dei rapporti di solidarietà, di accoglienza. Ecco, uso la parola accoglienza perché dovete pensare che fra i 260 è diventata una comunità. E nella comunità ci sono giovani e anziani, professori e studenti, operai e contadini. Ecco, questo è il senso della ricchezza di un cimitero, perché è un cimitero che è sorgente di vita, come aveva fatto Edgar Master per fornire anche la comunità di Staglieno. È una grande risorsa, è un monumento che è fatto da 268 ragazzi che hanno scelto di combattere per la libertà. Carrara sono tanti libertari, anarchici, quelli delle cave di marmo, grandi lavoratori, si chiamava Barilla Grillotti, aveva questo nome, e è stato confessato da un sacerdote, un gesuita, che poi ha raccontato la storia di come muoiono, e qui è raccontato nel libro, come muoiono 5 fucilati partigiani, tutti in modo diverso. C'è Cassolino che grida viva l'Italia, viva gli operai, io te l'ho ammazzato il tuo comandante, invece Barilla Grillotti ha chiamato il sacerdote e gli ha detto: si è sfilato l'anello e ha detto: per favore, come ultimo ricordo, può consegnare a mia moglie la fede e dirgli che l'amerò per sempre. E ha detto di sì, ha preso l'anello, poi l'ha richiamato, dice: guardi padre,
sto per essere fucilato. Nei giorni scorsi, dopo un lancio degli alleati, perché gli aiuti arrivavano dal cielo, mi è arrivato un paio di scarponi nuovi. Dice, ma che posso fare una volta che sarò morto? La do a lei, ne faccia quello che vuole. L'ultimo pensiero di un condannato a morte, dare un paio di silvaloni nuovi al sacerdote, in dote perché li trasmettesse ad altri. E quindi in questo libro c'è anche il racconto di tutte le tragedie feroci di Genova, il panino e la mela, il turchino, Cravasco, la Benedetta. È bene che si sappia che non sono soltanto dei numeri. E allora io trasgredisco a... ci fecero dopo il 29 luglio, dopo questa fucilazione, si salvi chi può, e mi mandarono via da Genova. Io avevo dei parenti in Piemonte, andai in Piemonte e cominciai a fare, ero appena diplomato, e trovai uno zio che mi dette un posto di lavoro. Notarono, questo ragazzino aveva imparato a memoria Gramsci, l'ho utilizzato tutto, facevo le assemblee agli operai della San Giorgio, era una grande fabbrica, erano tutti sorpresi, però mi fidavo, cos'è questo ragazzino piccino così? Era, però dicono bene, quando arrivano i giovani bravi, via, strada aperta, e mi fecero, mi nominarono a capo di un settore. Torino era diviso in 16 settori, 8 di città, 8 di provincia. Partecipai a una prima riunione, ero timido, ero piccolino, e allora il capo che aveva fatto la riunione ci aveva detto grandi cose, dovete fare questo, andare nelle formazioni partigiane, organizzare gli scioperi, e poi si rivolgeva a tutte. Te ti vedo per la prima volta, chi sei, come ti chiami? E io, senti, sono Giordano. E ma no, non mi devi dire il tuo nome, io non ne ho. E allora lui alzò gli occhi al cielo, eravamo a Torino, in via Giotto. Allora dice, ti chiameremo Giotto. L'importante non è che abbia preso il nome Giotto, sappiate cosa sono gli intrecci strani della vita. Questo mio capo si chiamava, come nome di battaglia, Barba. Era un... Poi ho saputo che è stato un grande personaggio, è diventato uno dei più grandi registi cinematografici italiani, Gillo Pontecorvo, mio comandante, ebreo cacciato per le leggi razziali da Pisa nel 1938, poi Maquisard, partigiano alla macchia in Francia, e poi è diventato uno dei massimi dirigenti della resistenza. Poi lui non voleva fare politica, ha fatto i film, ha fatto questi, ha vinto Leon d'Oro a Venezia. Io me lo ricordo Giotto perché io finalmente ho avuto qualcuno che, insomma, i battesimi sono sempre importanti, però un battesimo politico partigiano, questo, e il nome Giotto deriva da questo.